Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, video DM, acquisti DM, che sapete è uno dei miei posti preferiti dove acquistare prodotti sia per la casa che beauty. E in particolare in questo video vediamo tanti prodotti per la casa, quindi diciamo che è un vuota la spesa home edition. Perché c'è sicuramente qualche prodottino per me, perché non può essere, però diciamo che la spesa è stata fatta principalmente proprio per acquistare dei prodotti che mi servivano per la casa. E non vi parlo spessissimo dei prodotti per la casa perché li ritengo un po' meno interessanti. Però ho deciso insomma di tenere da parte il sacchetto proprio con tutte le cose, visto che sono tutti acquisti fatti nello stesso posto, e di farvi vedere. A volte mi capita di acquistare, che ne so, una cosa di qui, una cosa di là, proprio a seconda delle esigenze che ho. Siccome mi servivano proprio un po' di cose, ho preso la mia bella macchinina, anzi, vabbè, ero già in giro, sono passata da DM e ho preso ciò che mi serviva lì, e ovviamente qualcosa per me c'è scappato. Chiedo perdono per le luci perché c'è un sole meraviglioso oggi. Tra l'altro è domenica e io sono a casa, quindi sono molto contenta di essere, appunto, di non essere al lavoro in questa giornata. C'è un po' di casino intorno a me come al solito, ma insomma non ho avuto modo di sistemare, e volevo proprio mettere via poi le cose della spesa che ho fatto qualche giorno fa, e ce le avevo ancora qua in camera al sacchetto, non ho ancora messo via nulla. Sono anche ovviamente completa, cioè struccata, ho messo giusto un po' di Touche Clat di Saint Laurent nei punti un pochettino più critici, quindi ho fatto la mia bella skincare e ho usato giusto soltanto questo prodotto per andare leggermente a correggere occhiaie e quant'altro. E anche situazione capelli, devo ancora girarvi il video in realtà per parlarvi di quest'altro prodotto per capelli. Ma come vedete ormai, non so se ve l'avevo detto in qualche video precedente, erano rosa, ma come si può notare ormai di rosa è rimasto ben poco, è più un lillino, e questo dopo pochissimi shampoo. Comunque vabbè, ne parleremo in un altro video. Partiamo subito, cosa ho acquistato? Ecco, ripeto, c'è questo alone dietro di me della finestra con tutto questo sole, questa luce meravigliosa, spero non dia troppo fastidio. Allora, ho acquistato come prima cosa dei panni cattura polvere, i classici Swiffer, diciamo. Questi ovviamente non sono marca Swiffer, ma sono marca Profissimo, che è la marca appunto che potete trovare da DM. C'era un abisso di prezzo, per cui visto che comunque l'utilizzo, che siano Swiffer o che siano altre sottomarche, bene o male è il medesimo, e non mi sono mai trovata, acquistando sempre cose che magari non siano di marca, a dire cavolo, però questo non funziona, è meglio effettivamente lo Swiffer. Quando ho visto che c'era una disparità di prezzo così elevata, ma proprio della metà, cioè che ne so, 2,55 euro, alla fine ho deciso di acquistare questi per provarli. Io ripeto, non mi è mai capitato che dei panni simili Swiffer non facessero quelli che fanno lo Swiffer classico, quindi per me diciamo non è proprio un problema, e sono andata su una sottomarca, diciamo così, ma non mi pongo insomma il problema, e poi vi farò sapere insomma eventualmente se dovessi riscontrare che c'è un malfunzionamento tale che non vale la pena di acquistare questi che costano meno. Comunque all'interno ci sono 48 panni appunto cattura polvere antistatici che si possono utilizzare o così insomma per le polveri, o comunque sul bastone classico tipo scopino, insomma per i pavimenti. Quindi questi li avevo proprio finiti, quindi presi. Stessa cosa vale per questi qui. Questi qui sono quelli con appunto il manico corto, che servono proprio per le polveri. E sono fatti proprio come vedete qua in figura. Anche questi esistono marchio Swiffer, e anche in questo caso io ho voluto invece provare Profissimo. Qua ce ne sono dentro 10, più in realtà c'è dentro anche il bastone, non l'ho ancora aperto. Sì, però dovrebbe esserci dentro proprio anche il bastone. Io in realtà il bastone ce l'ho, ma siccome comunque con dentro il bastone costava questa confezione comunque meno
di altre che erano in negozio, ho deciso comunque di acquistare questi. Il bastone me lo tengo per scorta, che comunque può sempre servire. Ne ho uno in cucina, potrei metterne uno in bagno, oppure uno tenerlo nella stanza che abbiamo fuori, tipo lavanderia. Quindi, insomma, poco importa, cioè nel senso meglio, c'è una cosa in più dentro e boh. Poi, allora qua c'è il mio enorme scontrino, sì, anche se ovviamente le cose che ho pagato di più in proporzione sono proprio quelle per me, però vabbè. Poi ho preso tutte cose, quasi tutte in offerta, nel senso che questo l'ho preso perché era in offerta, non mi ricordo benissimo il prezzo, però è, vabbè, l'ace WC gel, quindi quello che si spruzza all'interno del WC. E io di solito prendo un altro marchio, il Vicinetta, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, però comunque un altro marchio, ma perché l'ho sempre trovato comunque in offerta, quindi io vado a seconda delle offerte, non perché sono particolarmente affezionata a un prodotto specifico, a parte in un solo caso che poi vi dico. E stavo puntando lo stesso prodotto, però versione DM, quindi targato DM. Il marchio adesso non è profissimo, è il loro marchio comunque. Già provato, non mi aveva fatto chissà quanto impazzire, forse perché avevo preso quello tipo al limone, aveva una profumazione forse che non mi sembrava così efficace per quanto riguarda la pulizia del WC, quindi non era stato niente di esaltante, però ho detto vabbè, riprendo quello. Poi in realtà mi è scappato sotto l'occhio. Scusate, rieccoci, è tornato Nicola che era stato in palestra e niente, quindi dicevo, questo qui alla fine l'ho visto in offerta, costava 1 euro e qualcosa o comunque meno rispetto a quello targato DM e allora quando l'ho visto ho detto va bene, dai, prendiamo quello. Tra l'altro dice nuovo con sistema multigetto, infatti diciamo un rogatore qua diverso rispetto ai soliti, sono proprio curioso di vedere com'è e vabbè, comunque preso, mi serviva. Poi ho preso sempre in offerta, infatti sempre ACE, quindi si vede che erano in offerta i diversi prodotti ACE a questo giro. Ho preso un prodotto per il bagno, dice bagno brillante e formula anticalcare con barriera antigoccia, quindi mi interessava appunto un prodotto anticalcare che però fosse sicuro sulle cromature dei lavandini, docce e quant'altro e che allo stesso tempo potesse un pochettino proteggere e far sì che insomma che non ogni singola goccia che caschi sul lavandino crei appunto una macchia antiestetica. Quindi niente, anche questa era un'offerta, quindi preso. Poi ho riacquistato il sacchettone formato risparmio da 2 litri di detersivo dei piatti svelto. C'era un detersivo dei piatti che adesso mi sfugge il nome. Non mi ricordo più che era in offerta. E stavo per acquistare quello. Poi alla fine ho rivisto questo qui da 2 litri e siccome io in cucina tengo quello piccolino e vado a riempire poi quello piccolo con, diciamo, la ricarica, alla fine mi conveniva di più stare ancora su questo e allora ho preso questo qua. In particolare ho preso quello al limone che sgrassa anche in acqua fredda. Bah. Vabbè, adesso non abbiamo di questi problemi perché anzi, al contrario, visto che fa un po' freschino, la manina calda sotto l'acqua è piacevole. E quindi vabbè, e niente, quindi sono 2 litri praticamente. Poi ho preso, questa vi dico la verità, mi sono fatta un pochettino condizionare dalla profumazione, ero incuriosita e quindi ho detto ma sì, dai, proviamole, non costavano molto, per cui ho detto proviamo. Queste salviettine, ah ecco, questo è il marchio DM che vi dicevo che non ricordavo, Denk Mit, che ha diversi appunto prodotti per la pulizia della casa. Queste sono delle salviettine, vi leggo cosa c'è scritto, salviettine detergenti umidificate multiuso per superficie al profumo di vaniglia,
e Yang Ylang, cioè quantomeno spero, perché io l'ho preso solo per quello. Tropical Dream, c'è scritto Yang Ylang Vaniglia, quindi mi immagino una profumazione molto buona, spero. E niente, quindi insomma le ho volute prendere. Multiuso, sono sempre comode, nel senso che quando si vuole magari fare una pulizia veloce di qualsiasi cosa, anziché magari tirare in giro lo straccio che poi rimane bagnato oppure va lavato o il detersivo o quant'altro, queste sono molto pratiche e veloci. Vanno bene, diciamo, per l'igiene della cucina e del bagno, ma anche degli oggetti in generale. Qua, per esempio, riporta il simbolo dell'aereo, non so perché, sinceramente. Però magari per dare una pulitina in generale ai posti un pochettino più zozzi. Boh. Mi si dice qualcos'altro di interessante. No, utilità adatta a superfici lisce lavabili. E niente, non è necessario sciacquare o asciugare. E basta, insomma, vabbè, mi incuriosivano, quindi prese. Che non sono multiuso igieniche, cioè quelle diciamo per le mani piuttosto che i bambini, piuttosto che per sì, per pulizia della persona, ma più degli oggetti, cioè nel senso c'è differenza ovviamente, quindi sono multiuso ma per la pulizia comunque della casa, ecco, non della persona specifico. Poi ho preso, visto che Nicola litighiamo sempre per gli accendini, una confezione da 3 accendini. Mi sembravano carini, nel senso che così sono anche automatici e costavano pochino, quindi insomma, presi. Poi ho preso, ecco, qua invece parliamo di un prodotto a cui io sono affezionata proprio anche al marchio in sé, che è Napisan, in particolare questo qui con la profumazione limone e menta. Che io acquisto prevalentemente per la cucina, perché è uno spray, oltre che ovviamente per l'igiene, per la pulizia, anche appunto igienizzante, che è adatto alle superfici che poi vengono a contatto con i cibi. Quindi non mi piace l'idea magari di usare un detersivo sul piano, diciamo, della cucina, dove poi Nicola cucina, e magari non è stato sciacquato bene e quindi c'è un rimasuglio di appunto prodotto di pulizia che io poi vado ad ingerire, chissà quante volte sarà capitato. Ovviamente non succede niente di che, però se posso evitarlo e comunque usare un prodotto che è un pochettino più specifico, preferisco. E dice appunto adatto per le superfici a contatto con gli alimenti, non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici e non serve a risciacquare. È un prodotto che mi piace molto, mi piace la profumazione delicata che ha, appunto leggermente limonosa. Mi piace molto, quindi in cucina prevalentemente io utilizzo questo. E quindi è la cosa, diciamo, tra tutti i vari detersivi è quello che ho pagato un pochettino di più, 2 euro e qualcosa, ma proprio perché volevo esplicitamente questo e quindi quando lo finisco lo ricompro. Poi ho preso, questa volta sempre marchiato DM perché costava di meno, mi conveniva quindi di più, il detersivo per i pavimenti, e ho voluto provare questo qui con la profumazione di limone, mi piace comunque tutto ciò che è aggrumato, per cui insomma, ho scelto questo. Prezzo basso, non ricordo quanto, comunque sicuramente tra quelli che ho addocchiato era tra quelli che mi conveniva di più e quindi ho detto proviamo lui. Poi sempre in offerta, infatti è sempre Ace, c'era anche questo prodotto. Io per quanto riguarda lo sgrassatore, un po' come il Napisan, sono particolarmente affezionata a Chantecler, che secondo me come sgrassatori è il numero uno. Ne ho provati un po' di tutti i tipi, ho provato quello al limone, quello alla lavanda, quello classico. E è un prodotto che mi piace molto sia per la pulizia del bagno che della cucina che di tutto. E quindi anche quello non manca mai. Questa volta ho visto che c'era questo qui, appunto in offerta, limone e bergamotto senza candeggina. Ho detto proviamo e quindi ho voluto vedere com'è questo qua. Poi
Una delle cose che ho pagato di più, ma che in casa mia è strettamente necessaria, purtroppo, l'ho pagata quasi 5 euro, mannaggia loro, è questa pastiglia, questa ricarica di aria sana per quelle scatole raccogli umidità, diciamo così, non so come definirle. Deumidificatore, ma deumidificatore elettrico abbiamo anche quello, ovviamente. Tra l'altro è in funzione in questo momento perché il pavimento di casa è bagnato, i muri sono bagnati, quindi è una vera tragedia perché mi ammuffisce tutto. Sono particolarmente incazzata per questa cosa, bisognerà trovare una soluzione, ma non credo che ci sia, quindi boh, forse cambiare casa? Vabbè, e niente, questa è la ricarica assorbe umidità. Ho preso la versione profumata alla lavanda, anche se in realtà non ha chissà quale profumo che si senta poi in realtà nell'aria, però vabbè, costava uguale. E niente, quindi questa qui ogni tanto devo ricomprarla perché mi si consuma molto facilmente. Qua c'è scritto 3 mesi, ma secondo me anche di meno. E io ho una scatolina dove riporla sia in questa camera sia nel bagno e poi grande appunto abbiamo il deumidificatore quello da 15 litri che si sposta a seconda delle necessità però ecco è una tragedia, non dico altro. Poi ho preso l'ultimo prodotto, diciamo, per la casa, poi passiamo a quelli per la persona. Ho voluto prendere proprio, proprio per gli enormi problemi di muffa anche che abbiamo, questo prodotto disinfettante. È uno spray disinfettante che elimina fino al 99,9% dei batteri e va bene anche sui tessuti perché non fa macchie sui tessuti. Ha profumo di essenze di agrumi. E è un anche presidio medico-chirurgico, quindi si può utilizzare in più modi. Nell'aria, diciamo, come deodorante, visto che ha la profumazione di agrumi, quindi semplicemente per deodorare l'aria, ecco. Come disinfettante appunto sulle superfici, sia oggetti che prodotti in tessuto. E su, appunto quindi contro batteri, lieviti e muffe spruzzare in maniera uniforme su tutta la superficie finché non sia visibilmente bagnata. Siccome appunto io ho parecchie cose che sono proprio hanno questo problema che mi prendono la muffa perché magari stanno in particolari punti della casa molto umidi, questo mi è utile da più punti di vista, quindi voglio proprio vedere come funziona. Comunque, per un'azione disinfettante, poi sui tessuti appunto d'arredo e sulle superfici dure della casa e poi per eliminare gli odori. E niente, quindi vediamo come si comporta. Molto curiosa, io spero che funzioni perché potrebbe essere la svolta per tutte quelle volte che inizio a vedere che magari qualcosa mi sta ammuffendo. Disinfettarla con questo potrebbe essere una buona cosa, ecco, vediamo. Certo, va trovata una soluzione a prescindere, però come buttare giù i muri e rifarli non è di mia competenza, purtroppo. Vediamo un po'. Poi passiamo appunto alle cose per la persona. Allora, c'era in offerta anche il dentifricio, quindi ho voluto acquistare anche questo. Questo ovviamente sia per me che per Nicola. Ho preso questo perché 18 benefici studiati specificatamente per gengive più sane e denti più forti. Che sono un pochettino il mio cruccio, le gengive, perché spesso mi sanguinano e mi fanno male e quindi ho puntato a questo che mi sembrava l'ideale, ecco. Ho finito le scorte poi per cui. Poi ho acquistato lo shampoo secco, questo qui, versione grande perché comunque conviene di più rispetto a quella piccola. Non l'ho finito, nel senso che ne ho un altro in utilizzo e ne ho un altro piccolo che non ho ancora aperto ma che voglio tenere per i viaggi. Per cui, siccome è un prodotto che per me è molto comodo e che utilizzo, non dico spesso ma volentieri, ho deciso insomma di riacquistarlo perché non voglio rimanere senza, visto che ho fatto un po' la scorta di tutti i prodotti e non credo che tornerò al DM spesso, almeno non è nelle mie intenzioni, poi vedremo. Allora ho detto, siccome lo prendo sempre solo lì, acquistiamolo così sto a posto. E questo ha il profumo di
profumo floreale. Ci sono dei, c'è del cotone qua, non lo so, vabbè. E niente, quindi uno diciamo che vale l'altro. Vi ho lasciato tra l'altro una recensione su questo tipo di prodotto recentemente, cioè recentemente, oddio, quando vedrete questo video non lo so, comunque l'ho pubblicato qualche giorno fa e quindi lo trovate comunque sul canale o magari ve lo lascio qua sotto se mi ricordo. E niente, comunque c'è sul canale la recensione dello shampoo secco balea in generale, ecco, quindi non questo in particolare che cambia, diciamo, la profumazione, il packaging, ma l'utilizzo poi è lo stesso. Poi ho preso un prodotto novità, era proprio appena arrivata, io ho sentito il ragazzo commesso che ne parlava ed è per quello che poi mi sono fiondata a dare un'occhiata al prodotto. Sto parlando di questa crema piedi. Io non sono un amante né di creme mani né di creme piedi, me ne occupo generalmente molto poco. È vero che il prezzo è veramente ridotto perché stiamo parlando di 1,99 euro circa. Però c'è da dire una cosa, non è un prodotto, diciamo, per l'idratazione dei piedi, per la cura dei piedi, ma è una crema riscaldante per i piedi, cioè per i geloni. Io che ho sempre freddo la sera, che ho sempre i piedi ghiacciati, che mi avvicino, che voglio infilarli da tutte le parti, tra le gambe di Nicola perché lui è sempre caldo e invece sono ghiacciata. Ecco, questo ho pensato che potesse essere la soluzione. Con burro di karité e olio di mandorla per una pelle morbida e vellutata. Formula nutriente con olio di girasole e glicerina. Applicare sui piedi puliti e massaggiare delicatamente. Indossare le calze per aumentare l'effetto riscaldante. Il grado di calore dipende dalla quantità di crema applicata e dal grado di sensibilità individuale. E quindi sono molto molto curiosa di provarla per vedere se funziona, perché potrebbe essere la svolta. Se come anche voi, come me, soffrite di geloni ai piedi la sera e è terrificante questa sensazione di andare a letto avendo due ghiacciolini al posto dei piedi e delle mani anche, potrebbe essere appunto la soluzione. E proverò anche magari, cioè se funziona sui piedi, magari potrei metterla anche sulle mani, che comunque male non fa. Prezzo piccolino e quindi niente, presa. Sentivo appunto questo commesso che mentre sistemava le cose parlava con il suo collega e diceva: questa figata, io che vado in moto, questa qua per i geloni ai piedi ti scalda. Ho detto: ah, interessante. Allora sono andata nel reparto dei piedi, ho visto che c'era e allora poi l'ho portata in cassa, ho chiesto il prezzo perché non era ancora esposto e visto che costava appunto pochino quanto le altre, quindi praticamente poco meno di 2 euro, ho detto: ma sì, proviamo. Per finire, ma diciamo ultimi ma non per importanza, ho un po' di mascherine. Ovviamente se vado non posso farmi mancare qualcosina per me, qualche piccolo sfizietto. E non c'era niente come prodotti di novità che mi abbia incuriosito, se non appunto queste mascherine, questi peciocchi. Per cui ho deciso, anche se costavano in realtà non pochissimo, di acquistarle almeno una per tipo proprio per provarle. Allora, una molto carina è questa qui, quindi una maschera viso in tessuto con acido ialuronico, con estratto di fiori di loto, idratazione intensa e ha la forma, diciamo, del panda. Carine, così. Questa ne ho presa proprio una perché non volevo, cioè mi incuriosiva perché so che è un'edizione limitata, allora mi incuriosiscono sempre, ma non volevo esagerare, quindi ho presa una. Di queste invece ne ho prese due perché ne ho sentito parlare molto molto bene. Tra l'altro forse l'ho anche già presa, ma non ricordo. Beh, forse sì, forse a dire la verità sì. Comunque, vabbè, di queste ne ho prese due che sono quelle al cactus: maschera viso in tessuto idratante con estratto di cactus e acido ialuronico. Quando c'entro l'acido ialuronico, noi impazziamo sempre. E niente, questo insomma così normale. Però me l'aveva consigliata anche la commessa la volta precedente, e quindi insomma ne ho prese due. Poi ho preso invece questi quattro che mi incuriosivano tantissimo, novità, sono una cosa un po' più estiva sinceramente, infatti non capisco perché le abbiano proposte ora, non lo so, forse erano in ritardo quest'estate,
Soprattutto questa che è col mango, ma proprio perché c'era il mango non potevo assolutamente lasciarli lì. Mango e avocado, tra l'altro. Allora, uno è una maschera in tessuto, questa qui, con estratto di avocado e mango e acido ovviamente ialuronico, anche qua, formula arricchita con vitamina C ed E. E è fatta in due pezzi, quindi è una maschera in tessuto però composta da due pezzettini. Quindi magari un po' più facile da applicare e molto 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 curiosa. In hydrogel vediamo un pochettino come sarà. Ecco, questa è costata un pochino, cioè non l'avrei mai presa, ma c'era il mango, non potevo lasciarla lì. Vediamo se riesco a trovare 2,49 euro, non è per niente poco, ripeto, però mi aveva proprio incuriosito, cioè sapete che ho un debole proprio per il mango e per le cose tropicali, per cui ecco. Però ne ho presa solo una proprio perché il prezzo è un pochettino più alto rispetto al mio standard, cioè a quello che decido di dedicare a una maschera, ecco. La stessa cosa vale per i peciocchi, presi anche loro perché non si potevano lasciare lì, però un solo paio. E queste sono Balea Maschera Occhi Idratante con estratto di avocado e mango e acido ialuronico, anche questo, sempre con vitamina C ed E. Quindi presi, e la stessa cosa vale per quella con il melograno. Anche il melograno a me come frutto piace tantissimo proprio da mangiare. Quindi anche questo era un mio punto debole. Di più il mango, devo dirvi la verità, però anche il melograno, come fai a lasciarla lì? E questo appunto estratto di macia e melograno e acido ialuronico sempre. Questo stesso prezzo, e anche in questo caso quindi ne ho presa solo una. Per non esagerare, ecco, con sempre i suoi patch occhi. Di questa linea, sia melograno che mango, se siete interessate, c'erano anche la maschera piedi e la maschera mani, quindi una specie di guanto e una specie di calzino. Se non sbaglio, forse c'era anche qualcosa per le labbra, ma non vorrei confondermi con la collezione precedente, però sono sicura mani e piedi, che però come vi ho detto non mi interessano più di tanto e quindi quelli li ho decisamente accantonate perché preferivo queste, ma già costavano parecchio questi, quindi presi, portati a casa, non vorrò mai utilizzarli perché poi ho paura di finirli. E comunque niente, stavo controllando un attimino le scadenze, ma non mi sembra ci siano scadenze rilevanti. No. Nel senso che c'è scritto, c'è un numero, ma non è un riferimento a una data, perché finisce con 01 e non può essere, dovrebbe essere, che ne so, magari 21, 22, se parliamo degli anni. Boh, no, non c'è, meglio. E niente, questo è tutto, questo è stato tutto il mio shopping, soprattutto appunto Home Edition di M. Però si fanno buoni affari anche per quanto riguarda appunto i prodotti per la casa, per cui se non avete fissazioni particolari, sperimentate, provate anche il loro marchio. E appunto si può risparmiare. Poi ogni tanto ci sono delle offerte anche sugli altri marchi, diciamo, che si possono trovare un po' ovunque, quindi a seconda delle offerte poi io decido cosa acquistare. In questo caso c'era Ace in offerta, per cui su determinati prodotti sono andata su Ace piuttosto che su altro, proprio perché l'ho trovata in offerta. E nulla, quindi questo è tutto. Io spero di avervi tenuto un pochettino di compagnia e niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacione!